Prendete quell'albero! Forza! Forza! Capitano, una cavalcatura degli arborei! Eccola! Non lasciatemela sfuggire! No, go! Go! Ti salverò io! Una ragazza di arborea! Prendetela! Addio, ragazza arborea. Torniamo a Petra! Ugo! Oh, amica mia! Nuova casa! Avanti! Lavorate, schiavi! Non avere paura, mia cara. Questa è Petra. Adesso guarda come trattano il popolo di Arborea. Oh.
Rimani qui. Hai notizie per me? Allora, che cosa hai visto? Oh, devi prima mangiare. D'accordo, quello che è giusto è giusto. Ma Racco, via! Corri, 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 corri! Rax! Mangia e fammi vedere. Sei proprio insaziabile. Adesso piangi e mi fai vedere nelle tue lacrime che cosa hai visto. Piangi, Rax. Hai mangiato, no? Su, piangi! Questo è Cag! Non mi importa di Cag! Voglio sapere cosa sta facendo Radames, il figlio di Mood! Oh, stupido golosone, mangi! Piangi! Radames, guarda com'è bello! Ma allora è qui sopra! Oh, grazie, Raz! Forza, Canac! Immagina di combattere contro gli arbori! Eccomi! In guardia, Canac! Sto arrivando! Oh, Radames, sei favoloso! Uzi, voglio giocare in fiamme! Hai la mia schiena! Pensa a me! Cac è un ragazzo tranquillo e pacioccone! Io devo scorrazzare quell'esagitato di Radames! Dimentichi il peso del mio ragazzo! È giunto il momento di lottare! Avanti, Cac, fatti sotto! Dai, dai! Oh, no! Lottare? Ma finiamola! Forza, Cac! Ok, combattiamo! Compreso! Ora basta, amico! Questa lotta mi ha messo un grande appetito! Perché non facciamo una sosta per mangiare qualche cosa? Ti arrendi? Amneris, figlia mia adorata, perché non fai mai quello che ti dico? Radames! Padre! Quante volte ti ho già detto che non voglio vederti uscire da sola dai tuoi appartamenti? Molte volte, padre mio. Forse non dovrei darti questo regalo. Mod! Sì, mio signore! Fateli entrare nell'arena! Guardie, avanti! Oh, ma è meravigliosa! Meravigliosa? Ributtante! Sarebbe una cavalcatura? Non assomiglia per niente a noi. E poi guarda che orecchie! Oh, babbo, è così dolce! Non ti disobbedirò mai più, lo giuro. Ma tu non negarmi questo regalo. Radames? Oh, Radames! Vuoi venire con me? Sì, se il re e mio padre... Non sarei mica così crudele. Non sarei mica così crudele. Può venire con me, Radames. Va bene, vai. Va bene, vai. Grazie, babbino. Sei il babbo più buono e il re più grande del mondo. Generale Mood? Certo che sono davvero una bella coppia. Vero, Mood? Sì, è vero, maestà. Ehi, aspettatemi! Ci sono anch'io! Oh, Satà! Mio signore! Che vuoi tu? Oggi non si mangia. Piangi piuttosto. Piangi. Fammi vedere cosa hai visto, rettile. Ma molto male. Eccomi, sto arrivando. Mi hai chiamato, padre? Guarda cosa succede! Oh, Radames, Amneris, che carini! Carini? No! Satan! Solo tu puoi aiutarmi! Io so pronunciare il mio nome!
Sata! Sono Rampis, il tuo fedele servitore! Immenso Satam! La guerra che ho scatenato fra il popolo di Petra e gli Arborei ha creato odio, sangue, dolore e schiavi. Ho fatto tutto, proprio come desideravi, mio signore. Eccellente. Ma... il re di Aspro l'ho smisurato. Ora sembra volere un periodo di pace. Pace? Hai un bel coraggio a pronunciare quell'orribile parola in mia presenza. Ma è proprio per questo che sono venuto da te, Satan. Allora, Diaspron ha una figlia e io ho un figlio, Kak. Se loro si sposassero e il re morisse... per un incidente, ovvio. Sì. Kak diventerebbe re di Petra e io, suo padre, regnerei al posto suo. E soprattutto così potrei realizzare la tua gloria, no? Bene. E allora che cosa aspetti? Lo so, ma non posso, Satan. La piccola stupida figlia di Diaspron si è invaghita di quel rompiscatole di Radames. Devi eliminarlo. Ho bisogno del tuo aiuto, mio signore. Sta tranquilla, andrà tutto bene. Oh, com'è carina. La tua padrona sembra pazza di questo animale. La mia padrona è pazza di me e di nessun altro. Forza, forza, ci siamo quasi. È nato. Sì, sì, te lo do subito. Guarda. Oh, è meraviglioso. Che musetto delizioso. Radames. Oh. Come lo chiamiamo? Dick, ecco il nome. Come sono teneri. Ma qual è il problema, Raz? È pazza di te, no? Radames, sei così bravo. Io ti ammiro molto. Ma io... Vai, Radames, vai, è basta. Radames. Ci siamo. No. Cos'è successo? Quella bestia mi ha aggredito. No, voleva solo proteggere il piccolo Jake. Raz, mio caro piccolo dolce unico Raz. Sì, hai ragione. È terribilmente tardi. Posso accompagnarti? No, mi accompagna Raz. Tu resta pure con quella bestiaccia che ti piace tanto. Vieni qui. Io ti darò il potere, Rampis. Vengo da te, mio signore. Entrerò dentro di te e insieme conquisteremo il regno di Petra. Aiuta! Era da me ese problema. Devi distruggerlo. Sì, voglio cancellarlo dalla faccia della terra. Aspetta che scenda la notte, Rampis. La notte porta i sogni. Entra dentro i sogni, Rampis. Entra dentro i sogni. Entra nei sogni di Re Diaspro. Sogna.
vattene! Vai via! La mia bambina è lì da sola! Solo una persona può fermarmi. Solo uno potrà salvare Amneris. Figlia, Radames! Muori! Radames! Svegliati, Radames, muoviti! Devi andare a caccia! A caccia, padre? Con Ramphis e Kak! Ho promesso al re che ucciderai la bestia del suo sogno! Quale bestia? Lo so, oggi rimani qui, Kanak! È stata Amneris a volerlo! Vieni qua, Jik! Sicuramente in nostra assenza Kanak baderà a Jik! Vero, brontolone? Calmati, calmati! Sono sicura che ti divertirai con Kanak. Andiamo, bella. Qua. Vai. Sta buono e cerca di calmarti. Ti avverto che i piagnoni non li sopporto. Oh. E adesso che cosa? No. Oh, non piangere di nuovo, uffa! Eccoli. No! Ehi, Radames, torna subito! Richiamiamo i soldati! Dobbiamo ucciderla! Kak, seguimi! No! Dove vai? Qui non siamo a Petra! Dai! E che razza di posto è questo? Non è un posto per te, ragazzo! Questo è il regno di Arbore! Chi ci entra è perduto! Di qua! Presto! Non la vedo più! Ma dove sarà andata? Ehi! Fermati! Ma dove vuoi portarmi? Si può sapere cosa ti ha preso? Se vuoi dirmi che la bestia è da questa parte, la città di Arborea. Sei una sporca selvaggia! Come?
come tutti gli arborei. Zitto! Anche tu, Goa, chiudi la bocca se non vuoi che capiti qualcosa alla tua amica. Bravi! È proprio come il mostro che ho fatto sognare al re. Manca solo un ultimo particolare al mio piano, il più difficile. Preparare il calco. Oh, come siete carini! Volete un po' del mio pancino, eh? Andate via! Via! Schifosa bestiacce! E tu, smetti di sbaffare, ascoltami! Papà, il mio panino! Ma cosa vuoi fare, padre? Occuparmi dei miei interessi. Oh, con il re tu stai zitto, sii gentile e fai quello che ti dico io. Fammi una faccia modesta e abilita, su. Modesta, abilita. Ah, sei senza speranza! Muoviti, porta via quella carcassa. Ma come faccio? E senti, e perché non aspettiamo che torni Radames? Lui mi aiuterà. Radames? Ho l'impressione che ci sarà da aspettare parecchio prima che lui possa aiutarti. Sei calma, bambina mia. Padre! Non voglio più vedere questa orribile carcassa! Perché non siete andati con lui? Perché è entrato nella foresta. Io ho cercato di dirgli che era pericoloso. E tu cosa hai fatto, Kak? Io? Tu, dillo. Sì! L'ho afferrato e poi l'ho riempito di pugni e a quel... No, questo viene dopo. Kak, tu lo hai seguito e per proteggerlo hai ucciso il mostro. Che? Ma purtroppo Radames è scomparso. No! Amneris, aspetta, ti prego. È colpa vostra! Non andate via, principessa. In questa triste circostanza avete bisogno di un giovane amico. Vai! No, no. Padre, io... Fatti onore. Ma papà, ma non è il caso. Vai, stupido. Uffa. Vostra Altezza, quando Kak le avrà parlato, Amneris si calmerà. Amneris? No. Aiuto! Che cosa vuoi da me? Vattene via! Dove sei, Radames? Now
possiamo andare. Seguimi. Lasciami, lasciami. Non saremmo in questa situazione se tu non mi avessi attaccato. Però lo sai, qui è bellissimo. Io non avrei mai immaginato che Arborea fosse così incantevole. No, non preoccuparti, non ti terrò prigioniera a lungo. Non appena saremo a Petra ti lascerò andare. Certo, se vuoi posso liberarti anche prima, quando saremo usciti dalla foresta, ma tu promettimi che non parli... Non muovetevi! Siete circondati! Per favore, lasciami! Fermi! Attenti alla ragazza! Fermo, sto fermo! Potreste colpirlo! Promesso! No! Corri! Inseguiteli! Ho ancora bisogno di te! Avanti! Siamo circondati, per te è finita. Non ancora, se tu verrai con me. No! Aida, figlia mia! Piangi. Perché stavi morendo? Ah, no. Ma dove? No, non ce la faccio. Aiutami. Aiutami. Presto, presto. Devo fuggire, devo andare via. Aspetta, hai bisogno di cura. Ho freddo. No, noi dobbiamo... Sto ancora male. No. Sei sveglio adesso. Ma non ho le forze. Lo so, hai la febbre. Tieni, mastica questa radice mentre io accendo il fuoco. Non sarebbe meglio una medicina? Mastica. Strano, è buona. E cosa c'è di strano? Le medicine a Petra hanno sempre un sapore schifoso. Questo perché voi gente di Petra siete stupidi. Adesso però devo accendere il fuoco. Aspetta, usa questo, altrimenti ci metti una vita. Ci sei riuscito! È un segreto. Ma non ce l'avete ad Arborea? No, è mastica. Gli arborei! Ci attaccano! Tiriamoli! Dobbiamo vendicare Aida! Suonate l'allarme! Gli arborei ci hanno attaccato. No, no. Noi a Petra facciamo progetti e disegni per palazzi e macchine, ma non siamo noi a costruirli. E chi lo fa allora? Gli altri? Gli animali? I servi? Ah, quelli che fate prigionieri in battaglia. Sì, certo, ma anche quelli che vengono a Petra per cercare lavoro. C'è sempre qualcosa da costruire, da realizzare. Perché non è lo stesso anche ad Arborea? No. Noi non abbiamo servi e non lavoriamo. Ah, e allora come fate a vivere? Raccogliamo la frutta, le erbe, cacciamo gli animali. Sì, ma non finiscono mai erbe ed animali. No,
Il grande albero ha cibo a sufficienza e noi viviamo tutti bene così. Che buono! Che cos'è? Nido di lucertola. Che schifo! Comunque ti ha fatto bene. Bene, mi hai avvelenato. Sono sicuro che morirò fra atroci agonie. Sarà. Intanto stai di nuovo in piedi. Non tremi più e il colore è tornato sul tuo viso. Ma no, non c'entra niente questo. Guarda, Go ha trovato la strada. Andiamo. Coraggio, vieni. Lo sai cos'è questa, Goa? È la grande oasi. Siamo salvi finalmente. Vuoi andare, vero? No, non farlo. Devo. Ma io non voglio perderti. Perché dovremmo lasciarci? Siamo diversi e poi siamo sempre stati nemici. No, no, questo lo dici tu. Noi possiamo cambiare le cose se vogliamo. Ma io ti ho attaccato e ti ho graffiato. Ma mi hai anche salvato la vita. Devo andare adesso. Ehi, dimmi almeno come ti chiami. Aida. Il mio nome è Radames. Allora addio, Radames. Andiamo, Go. Non può venire con te, suo figlio è a Petra. Oh, Go, ma perché i nostri popoli non possono vivere in pace? Basterebbe poco. Ah! Radames, aiutami! Aida! Fate prigioniero anche l'altro arboreo! Tenete giù le mani! Fermi! Sono Radames, il figlio di Mood! No, certo, e io sono il figlio di Diastro. C'è la guerra, ragazzo, non scherzare! Avanti, portiamoli a Petra! Soldato, rallenta il passo, la ragazza non ce la fa più. Sta zitto, non possiamo rischiare di essere sorpresi dagli arborei. Non preoccuparti, quando saremo a Petra mio padre ti libererà. Ma c'è la guerra, Radames, e io sono il tuo nemico. Guarda, quella è Petra. Ma non ci sono alberi. No, li abbiamo tagliati tutti. E adesso state distruggendo anche Arborea. Perché? Per fare i palazzi. Sì, ma perché? È il nostro dio a volerlo. Ma è un dio crudele. Hai visto? Appena hanno saputo chi ero, ci hanno liberati. Ora ti faranno tornare a casa, nella tua terra. Radames, c'è la guerra e noi siamo nemici. Tu sei il figlio di un grande generale, mentre io... Tu, Radames! Tu che cosa? Amico mio! Radames, sono così contento di vederti! Ciao, caca! Mi soffochi! Così Radames è tornato. E con lui c'è una nuova ragazza. Chi è? Dimmelo e basta! Piangi, piangi, piangi! Molto bene, molto bene. E questo, grande re, è il motivo per cui chiedo la libertà di questa ragazza. Glorioso sovrano, la passione con cui Radames difende questa selvaggia è grande e gli fa onore. Tuttavia non è pensabile che essa possa tornare presso il suo popolo. Non certo prima che il nostro esercito attacchi Arborea. Sono d'accordo. Portatela in prigione. Padre, perché non la date a me come servitrice? La controllerò io. Ebbene, sia così. Non ho intenzione di scontentare il figlio del mio migliore generale e la mia stessa figlia. Vostra Maestà, l'esercito è pronto. Invochiamo la benedizione di Satan. Satan, ispira le nostre azioni, parla con noi. Certo, possente Dio, faremo come vuoi tu. Radames, figlio del valoroso Mut, il dio ti chiama alla guerra. Vostra Maestà,
considerate che il ragazzo non è ancora preparato a sufficienza. Prego, Radames ha la mia età. Vuoi forse opporti al volere del nostro Dio? Nessun uomo, neppure un re, può pensare di ignorare un consiglio che il Dio gli ha inviato. Radames, hai sentito il tuo re? Inginocchiati e china il capo. Questa è la tua spada, Radames. Riportala al dio Satan, rossa del sangue degli arborei. Principessa, portate il vessillo di pietra a questo soldato che sta per partire. Radames, prendi dalle mie mani il vessillo di pietra. Non sei degna di onorare i nostri valorosi soldati. Di fronte ai giorni che non Oh.
Voglio che gli diate l'aspetto di un grande guerriero, una figura affascinante, carismatica, capito? Ma certo, l'ho già fatto migliaia di volte. Dov'è il nostro piccolo Apollo? È lui! Sì. Ciò che mi chiedete è impossibile. Il mio motto è niente impossibile. Oh, Satan. Vieni qui, voglio darti le ultime istruzioni. Ricordati bene, devi essere romantico, languido, ma nello stesso tempo deciso, forte e affascinante. Sì, padre, mi sono scritto tutto quello che devo dire sul palmo delle mani. Ora entra dentro e conquista il suo cuore. Vado. E c'è anche Aida, mi vergogno. Amneris! Devo parlarti di alcune cose che cambieranno il nostro futuro. Vai avanti. D'accordo, Kak. Dimmele allora. Cosa? Adesso? Hai bisogno di tempo? No, è solo che io devo... dunque, devo prima inginocchiarmi e poi... Idiota! Stop! L'esercito è tornato! Radames! L'esercito ritorna Radames! No! Vostra Maestà, Radames vi porta le insegne degli arborei sconfitti. Non salutare i vincitori, Aida. Saluta gli sconfitti. Oh, padre! Padre, tu sei vivo! Attenta, non devono scoprire che sono il re di Arborea. Sì, papà. Valoroso Mood, glorioso esercito di Petra. Il vostro re vi dà il benvenuto in patria. Ora ascoltate. Sono felice di annunciarvi che Radames e Amneris saranno presto sposi a coronamento di questo grande giorno di gioia. Aida. Vedi? Tu sarai la mia rovina. Ma padre! Grande re, in questo giorno di trionfo, ascolta la mia preghiera. Io ho visto quest'uomo combattere come un leone per la sua patria e una volta vinto l'ho sentito chiedere la morte pur di non subire l'umiliazione di essere fatto prigioniero. Quello che vi chiedo è un atto di clemenza. Liberate i prigionieri di Arborea. Radames, la tua richiesta non rimarrà inascoltata. Il giorno del tuo matrimonio con Amneris, i prigionieri verranno liberati. Non so più che cosa inventare. Oh, immenso! Quel ragazzino mi farà diventare pazzo. Vedi, sto andando in depressione. Devi fare ciò che sai fare meglio. Illudi, trama, ipnotizza, inganna e tradisci. Sì, grazie, immenso. Che idea! Vieni qui, rettile. Corri subito da Ida! Ida! Cos'è? Dove l'hai preso? Devo vederti, vieni al tempio al tramonto, Radames. Soldi e potere a volontà.
È questo che vuole il mio papà. È un figlio che non ha mai pietà. È questo che vuole il mio papà. Lui si diverte a fare il re e vuole che piaccia pure a me. Ma fare il monarca non mi va. Io voglio panini e libertà. Cosa c'è di più bello, godurioso, eccitante di tagliare col coltello un panino gigante, di cercare gli ingredienti negli anfratti più strani, orgogliosi e contenti di leccarsi le mani? Bello nel momento cruciale, quando a caso ho pastellato marmellata e caviale, peperoni fumanti, pomodori pelati, su castelli ondeggianti di panini a più strati. Verso il cielo infinito che mi scoppia nel cuore, un immenso appetito, che papà se lo scordi, che diventi un tiranno, sono il re degli ingordi e i panini lo sanno. Esci solo a rimpinzarti! Ma papà! Guardami negli occhi! Sì, sì, ti guardo. Tu farai ciò che io ti ordinerò. Tutti dovranno fare quello che io ordinerò. Su, su, Fermino, devo creare. Creare un giovane dio della guerra che si sposa presto. Ci aspettano per la cerimonia. Ciao, Cac. Ciao, Radames. Io ti porto un messaggio. Ma che vuole? Aida ti aspetta all'entrata del tempio al tramonto. Sei sicuro? Te l'ha detto proprio lei? Aida ti aspetta. Ma cosa sta facendo? Dove sta andando? Benvenuta, principessa Amneris. Le prove del matrimonio stanno cominciando. Vi incontrerete, piccioncini, e fuggirete. Radames! Aida! Stai per sposarla. Non è vero? No, Aida, io amo te e voglio stare con te. Sto male quando non ci sei. Oh, amore mio. Dobbiamo andarcene. È pericoloso per te. Ascoltami, questa è la tua patria. Il tuo popolo è qui. Sei tu la mia patria. Dobbiamo prima liberare tuo padre e poi... Scappate! Mio padre mi ha ipnotizzato perché vi tradissi. Aida, dobbiamo andare via. Grazie per l'aiuto, Kak. State attenti. Ma Radames sta tardando. Andate a chiamarlo. E ditegli che lo sto aspettando. Kak? E così li hai fatti scappare. Ma anche questa faceva parte del mio piano. Mio adorabile, stupido ragazzo, il meglio deve ancora venire. Cosa ho fatto? Che strano, nessuno sorveglia le prigioni. Guarda, un mazzo di chiavi. Già. Ma quale sarà quella giusta? Le proveremo tutte. Andiamo, vieni. Così.
che qui non ci sono guardie. Oh, padre! Lady, ma che ci fai con il figlio del generale Mood? È troppo complicato da spiegare adesso. Te lo dirò quando saremo usciti. L'ho trovata. Ho trovato la chiave giusta. Radames, le guardie! Correte, penserò io a loro. Come si esce di qua? Andate, Aida conosce il percorso. Radames, no! Vieni, figlia mia, fuggiamo. Prendetela! È questa la nostra preda. Eccoci arrivati. Padre, perdonami, ma non posso lasciarlo. Io rimango qui. È una follia. Sì. È troppo pericoloso. Aida, non c'è tempo. Ti ordino di seguirmi. Non posso. Vai, Gor. Riportalo a casa. Aida, tornerò. È un canto da... rinasce vive intorno a me, al vento che leggero va e dà il buongiorno al mio mondo. Cosa profumo, intenso e puro, che non mi Asbron, il mio stesso cuore sanguina, ma la luce della verità ha smascherato il traditore. Ma cosa ha fatto? Non contento di tradire la fiducia del suo sovrano ripudiandone la figlia, ha tradito la sua stessa patria. Mio grande sovrano, se quello che ho fatto per Petra vale qualcosa, vi supplico di prendere in considerazione la giovane età di mio figlio e il suo comportamento in battaglia e di giudicarlo con clemenza. Clemenza? Ah, ma voi sapete chi era quell'uomo che Radames ha aiutato a fuggire? I prigionieri arborei hanno confessato. Quell'uomo era Amon Asro, il loro sovrano. Per lei? Ha fatto tutto per lei! Ma Neris! Zitto tu! Non continuare a difendermi! Io non sapevo questo, padre, ve lo giuro. In questo momento quel guerriero è sulla via di Arborea e poi con il suo esercito tornerà per distruggere Petra! E allora io vi chiedo, vostra maestà, qual è la sentenza più giusta per punire i crimini di questo traditore? Solo la morte. Ha avuto ciò che si meritava. Di... quel traditore. Oh no. Ora da me, amico mio. Portatelo via! Dentro i sotterranei del tempio! Padre! Perdonatemi! Perdonatemi! Aida! Oh, Aida! Radames è stato condannato a morte! Oh, Aida, ti prego! Dobbiamo fare qualcosa! C'è solo una cosa che possiamo fare. Vieni con me. No, aspetta! Aspetta! Non qui! Corri, 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 corri! Tu, che cosa vuoi, disgraziata? Far morire qualcun altro? Amneris, aspetta! Voglio parlarti di Radames. Solo tu puoi salvarlo. Non posso fare più niente per lui. Ma non è vero! Se tu lo sposassi, tuo padre potrebbe... Per colpa tua non lo sposerò! E sta per morire! Cos'altro vuoi? Lasciami sola! Amneris, se tu lo salvi, gli dirò che non lo amo più e scomparirò. Farò qualunque cosa purché non lo uccidano. Raz, ci sono novità? Hai niente da farmi vedere? Allora, stupido rettile! Mm-hmm.
Vostra Maestà, volevate vedermi? Ora, la cosa più importante è che Amneris dimentichi quello che è accaduto. Dobbiamo trovarle un nuovo marito, che deve essere una persona seria e della quale ci si possa fidare. Ma... Ramphis, tu hai un figlio. Ha mai dimostrato interesse per Amneris? Ma Cacadora, la principessa, e sono sicuro che anche lei lo trovi interessante e attraente. Ah, eccellente. Cac, dove sei? Presto, Ida, nasconditi! Dove sei, idiota? Devo darti notizie importanti per il tuo futuro. Dimmi, ti ascolto, padre. Lo sai tu chi sarà il futuro re di Petra? Tu? Esatto! Però sarai tu a sedere sul trono. Ma chi regnerà sarò io. Io e Satan! Che succede? Vieni, Ramphis! Gli arbori ci attaccano! Gli arbori ci attaccano! Sì. Aida, ho un brutto presentimento. Satan, in questo felice giorno di guerra e di sangue, ti chiedo la vittoria. E poi tu ed io cominceremo a regnare insieme. Sì, avrai la tua vittoria e questa terra su cui regnare. Ma devi sacrificarmi una vittima. Oh no! Scegli la tua vittima, chi vuoi tu? Ed io te la darò. Sì! Sarai accontentato, mio divino! Radames ti ucciderà! Giusto così. Oh, ma tu puoi vivere, non tutto è perduto. Sposami e vedrai che mio padre, il re... Amneris, tu hai il diritto di sposare chiunque pensi sia degno del tuo amore. Qualcuno che ti regali il suo cuore per sempre. Ma quello sei tu! No, mia cara amica, perché il mio cuore l'ho già donato ad Aida. Aida mi ha detto che non ti ama più. L'hai vista? Si trova qui. Oh, ma tu l'ami ancora? No! Guardie! Aprite questa porta! Fate andare via da qui! No. Principessa? Sei stupido. 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 Vieni con me, mio caro. Vieni. Vieni. Sei invitato a cena. Che cosa significa questo, Cac? Oh, Aida, conoscendo mio padre è sicuramente un brutto segno. Grazie per l'aiuto, Rat. Sei stato meno fetente del solito. Siamo pronti ad attaccare, maestà! No, Aida, no! È troppo pericoloso! Non mi importa! No! Lasciami andare, devo salvarlo! Aida, non farlo! Perché? Perché sono così codardo? Aida! 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 Sono ritornato, Satan! Ti porto la vittima! Ramphis, chi è quell'arborea che sta arrivando? Un altro bocconcino da sacrificare! Ramphis, libera subito Radames! E perché dovrei? Cosa mi fai se non lo faccio, eh? Yeah.
Addio, mia piccola arborea! Aida! Radames! Ecco! La pagherete cara per questo! Aida, io non capisco dove siamo. Dov'è Rampis? Aida! Radames! Presto, fuori di qui finché siamo in tempo! Voi avete osato sfidarmi e ora vi farò vedere l'inferno! No! Aida, sono qui! Radames! Benvenuti! Siamo vicini! Devo presentarvi un amico! Ditemi che torniamo a casa! Dammi la spada! Questa è la vostra fine, miei cari! Vi avete fatto male, adesso sì che si arrabbierà! Inchinatevi al male! Tu, in ginocchio! Mai! Mai! Guardate, il male trionfa sempre, sempre! E l'odio che trionfa, non l'amore! Non ce la faccio più! Radames, bacciala! Perché? Cosa? Radames! Bacciala! Bacciala! Solo l'amore può vincere sull'odio e sulla paura! Solo l'amore! No! No! L'amore no! L'amore mi uccide! Ehi!
Adesso ti prendo! No, cacchio, no! Fermati! Mettimi giù! È finita, però ce ne hanno messo di tempo per capire che era meglio vivere in pace. E ce ne hanno fatte passare di tutti i colori. Se tu dici così, devi avere un motivo. Ma certo, sono stato ferito in battaglia. Io, anche se nel film non l'hanno fatto vedere perché il regista, sai. Davvero? Fammi vedere la tua cicatrice, allora. Hai un bel coraggio a chiedermi questo, proprio tu che nel film sei stato il più fedele. A proposito, sapete per caso che fine ha fatto Ramfis? Cosa gli è successo? È morto? Oh no, cara, abbi pazienza. Vai, è l'ultima volta. Eccolo qua, si è pentito. Adesso fa il giardiniere. I live for the days that you can't live through. I gaze at our sunset, even when I can't see you. Destiny will tell you that I'll be here. If you're not here with me, there's nothing more to see. So tell me now, do you believe in me? I want to feel when you. Will you come? Tonight with when me, will you come love me? I want to sight hold you of love, believe it. So tight so with me, safe for me, because I give miss you me the sign. I can't feel the world. You are just the only one. Word you are my shining sun. So tell me now, do you believe that we in me? Falling into love. I'll be by your side. Into never forget. My life was so